è sempre particolarmente piacevole, perché rincrociare vecchie facce, rincrociare cari compagni e compagni, e farlo in questi giorni in cui, rincrociando qualcuno, torna a galla l'autogestione del Telos, quello che è stato l'autogestione di un posto a noi caro, il Confino Squad, che proprio 5 anni fa veniva sgomberato. Tornare al Telos significa ricordare mentre nella loro spettacolarizzazione mediatica, strumentalizzazione del cazzo, un eroe sbirro davanti a un palazzo di merda viene esteso e spettacolarizzato. Ogni volta che noi siamo al Telos ricordiamo invece Giuseppe Uva, che 5 anni fa entrava nelle loro questure e usciva steso come tanti altri. Tornare al Telos e recuperare queste dinamiche, e recuperare relazioni, e recuperare l'idea che solo e solamente quando le urgenze davvero diventeranno urgenze collettive, che solo e solamente quando non ci sarà più un dentro e un fuori da questi posti, che solo e solamente quando saremo gli sfrattati, quando saremo i disoccupati, quando saremo i cassi integrati, quando saremo quelli che sui barconi arrivano e non arrivano, quando saremo quelli che vengono ghettizzati, quando saremo i carcerati, non solo i compagni e le compagne, quando saremo parte di tutto questo, davvero, forse, saremo in grado di ricostituire quel tessuto che una volta era tessuto sociale, che una volta era tessuto politico, che una volta permetteva alla vita di essere qualcosa che si avvicinava alla vita e che abbiamo fortemente perso. Quello che fondamentalmente tutti i giorni non ci permette di leggere le contraddizioni di questo presente, non ci permette di leggere quello che è uno stato di guerra, quello che è uno stato di guerra permanente sul quotidiano, compagni. We'll be right back.
finito. Thank you.
come. Thank you.
Torino e dedicato ai compagni e alle compagne del Circolo Fuori Nuovo di Bologna. Che già da un po' di tempo è stato messo sotto sequestro. È soltanto l'inizio. Insieme a noi, pranzato insieme a noi, ballato insieme a noi, questo è il bacio di Giuda. Di rock and roll degli infiltrati. We'll be right back.
continua a girare ed è una storia che paradossalmente continua a ripetere i copioni, ma mentre da una parte il processo poi di compenetrazione diventa sempre più importante, si specializza, è in grado di acquisire una spendibilità maggiore. Noi non siamo capaci di reagire ad una fascistizzazione in corso in cui fondamentalmente il nostro antirazzismo, il nostro anticapitalismo democratico spesso ci porta divisi a garantire o a delegare o a far sì che sul loro terreno poi cresca il virgulto, cresca ciò che è un dispositivo che ormai conosciamo a memoria ma che vediamo crescere, che annaffiamo, dispositivi facili come quelli attraverso cui si specializza il processo delle politiche dell'esclusione, dei razzismi facili, processi in cui si crea continuamente il capro espiatorio per veicolare poi il malcontento delle masse, processo in cui si ha un annichilimento quotidiano delle relazioni, in cui l'individualizzazione, la singolarizzazione dell'individuo è all'apoteosi. Siamo più capaci spesso di guardarsi in faccia, di salutarsi o di costruire qualcosa dal basso ed è ora che fondamentalmente da qui partiamo, perché ci stiamo sotterrando ogni giorno. Ogni volta il primo pezzo di un po' di anni.